merenda, imbecille! Sei tutto sul lastrico! Fallito! Mascalzone, farabutto, rovina famiglie! Ladro, assassino, vigliacco! Signorina, per cortesia, mi faccia un favore. Ma me lo faccia lei il favore! Mascalzone, si vergogni! È finita. Questa volta è veramente finita. Signori soci, signori consiglieri, è finita. È veramente finita. Andate, vi prego, lasciatemi solo. Tu sei stata la mia più bella creatura. Addio, amore mio. Addio. Scusami tesoro, mi sono sognato di suicidarmi. Ancora? E come? Mi sono buttato dalla finestra, però per essere più sicuro, prima mi sono pugnalato e poi mi sono sparato. Tu la devi smettere di suicidarti. Ieri ti sei avvelenato, l'altro ieri affogato e prima ancora impiccato. No, prima impiccato e poi affogato. Smettila, fatti curare, io sono stufa. Non passa notte che non combini qualche casino. Va a finire che ti butto io dalla finestra. Scusami amore, ma io sono tormentato da questo incubo. Sono mesi che lotto contro la paura. Ho paura che tutto vada male e di finire in miseria. Del resto li leggi anche tu i giornali, no? Disoccupazione, inflazione, svalutazione. Va bene, adesso mettiti tranquillo, riposa. Domani mattina dobbiamo alzarci presto. Ci sono i funerali di Morbelli alle 9. Che si è suicidato proprio per i motivi che mi tormentano. Hai capito? E non è il primo. E se dovessi sognarmi ancora di morire, non prendermi a schiaffi, eh? Centocinque. Novantaquattro. Eugenio! Pronto? Eugenio? È sua moglie, ingegnere. È occupato, vuol dire a me, signora? Dica a mio marito che è in rialzo. Senz'altro, riferirò. Dice che è in rialzo. Ma qui la borsa non è in rialzo. No, parla delle tette. Ah. È la differenza tra l'una e l'altra che è in rialzo. Una pesa sempre più dell'altra. Ha la mania di pesarsi intera e a pezzetti. Due anni fa ce l'aveva su coi piedi. E siccome uno pesava 15 grammi più dell'altro, voleva tagliarsi un dito. Preparami un abito scuro col bottone a lutto, va. Il solito bottone? No, no, guarda, la stessa gente non vorrei che pensassero che risparmio sul lutto. Va bene. Siamo qui riuniti per porgere l'estremo saluto al compianto Cesare Morbelli. Forse non riusciremo a trovare parole adatte per descrivere la bontà d'animo, la ricchezza di spirito che ha accompagnato tutta la sua vita. Aveva per tutti l'adatto consiglio, l'efficace incoraggiamento e, se occorreva, il concreto. Pronto? Ah sì, signorina, mi dica. Beh, questa è una stupidaggine. Sì, ma chi si è preso la briga di... Va bene, prepari una lettera di licenziamento.
Alla moglie e figli spiegherà di essere un imbecille. Sai cosa mi succede? Ho una tetta che pesa più dell'altra. Senti. Rivolgiamo per lui al Signore un'ultima. Senti anche la destra. L'eterno riposo dona a lui, anche qui. E splenda su di lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Amen. Li hai letti il giornale di oggi? Un'altra banca è saltata e centinaia di persone sono ridotte sul lastrico, hai capito? Va bene, ma che cosa vuoi fare? Ma non lo so, a rendersi conto che può capitare e in questo caso cercare di essere pronti, preparati. Se tu diventassi di colpo povera, che cosa faresti? Ma che cosa ne so? Vendo qualche quadro, qualche gioiello. Ah, lei vende i gioielli, lei vende i quadri. Ma quali gioielli, quali quadri? Se dico povero, vuol dire povero. Niente più gioielli, niente più quadri, solo le tette. Guarda che io non ho nessunissima intenzione di buttarmi dall'ottantesimo piano, eh? Ma che cosa dici? Ma se qui abbiamo solamente il primo piano? E se mi rompo una gamba? È evidente che lei ha una paura terribile di diventare povero. Vede, professore, se io salgo su una 500, comunque un'utilitaria, mi viene da vomitare ancora prima di aver messo in moto. Se le mutande e le maglie non sono di cashmere, mi viene l'orticaria. Se mangio una polpetta, mi scoppia il fegato. La pesca e il gioco delle bocce mi fanno schifo. Mi intristiscono. Non vede come sono ridotto? Ma la smetta di compiangersi. E se proprio ha tanta paura della povertà, cerchi di abituarsi all'idea. Magari si alleni. Allenarmi a far cosa? Ma a fare il povero. Per Dio, ci provi. E vedrà che quando si sarà abituato alla povertà non ne avrà più tanto terrore. E nel caso che lei diventasse povero per davvero, non sentirà più questo impulso a suicidarsi, a distruggersi. Ci sarà già preparato. Signorina? Sì? Mi chiami subito l'avvocato Marini. Va bene, ingegnere. Eccomi, buongiorno ingegnere. Ah, buongiorno Marini. Senta avvocato, io devo partire, starò via qualche settimana. Vado in Medio Oriente dove abbiamo molti interessi. Quindi segua lei il lavoro e io le telefonerò appena sarà possibile. E si occupi anche di mia moglie, faccio in modo che non le manchi niente. Stia tranquillo, sarà fatto. Buongiorno. Buongiorno. Signorina? Signorina, prepari una lettera di raccomandazione per il signor Ragona Eugenio. Ragone? Ragona. Voglio che sia assunto presso la nostra ditta, la Sofram. In qualità di? Non so, fa Torino. Facci in modo che questo signore abbia anche un alloggio adeguato in uno dei nostri stabili. Va bene, ingegnere. Signori, chiedo scusa che l'ha pagato 5.000. Oggi con 5.000 siete rimasti giusti. Uno me lo pagate e uno me lo regalo. Tutti e due per 5.000 lire. Buongiorno. Desidera? Vorrei un abito e un cappotto per un fattorino. Una divisa? No, da portare anche quando non fa il fattorino. Ma un fattorino quando non fa il fattorino, come si veste? Ma cosa ne so io, lo saprà lei, no? Ma io non faccio mica il fattorino. Va bene, allora mi dia quell'abito lì e quel cappotto lì. La taglia? Grosso modo come la mia. Lei che lavoro fa? Compro i vestiti per i fattorini. Poi mi dia anche una camicia, un pigiama e una cravatta. Sempre da fattorino? Sempre da fattorino. Vuoi farlo di nuovo? No, ti saluto perché parto, starò via qualche giorno. Buon viaggio. Ciao. Perfetto, ingegnere. Messo così sembra proprio un fattorino. Le scarpe però stonano. Per forza, le scarpe sono le mie, sai che se non calzo su misura mi fa male i piedi. Mi raccomando, silenzio assoluto con tutti, eh? Soprattutto certo. Con mia moglie, che non capirebbe. E se farai come ti ho detto, ti regalerò quell'aritmo sì. Che desideri tanto. Stai tranquillo, ingegnere. E buona fortuna, eh? Grazie. Cabriolet. Cabriolet? Dico, ritmo cabriolet.
Sì, sì, va bene. Grigia col tettuccio nero? Sì. Interno grigio in panno, altrimenti mi sudo il sedere. Va bene, sì. E per la consegna? Quando ti si è asciugato il sedere. E ricordati che non voglio nessun aiuto, hai capito? Neppure se te lo chiedessi in ginocchio, chiaro? Altrimenti te la scordi l'aritmo. Buono? Buono, cuccia, ma cosa fai? Aiuto, aiuto, Arturo! Arturo, fermo, disgraziato! Cretino, sono io, no, senza barba! Camillo, pussa via! Vai a cuccia! A cuccia ho detto, pussa via, Camillo! Scusi, sai, ingegnere, ma acconciato così non l'aveva mica riconosciuto. Porco cane! Anche i cani sono razzisti? Porca miseria, ma come mai abbiamo i cani così stronzi? Licenzialo! Senz'altro. Non ho i soldi, dammi qualche lira. Aspetti, dunque... 23.000, va bene. Va bene, morto di fame. Arrivederci, ingegnere. Aia, aia, scusi. Senta, scusi. Ehi, signor autista. Signor chauffeur, scusi. Senta, si fermi, sono arrivato. Ho tutti gli occhi pieni di moscerini. Tutta questa roba mia, l'ho costruita io. È da 15 anni che non ci metto a piede. Avanti, coraggio, si comincia da capo. Permesso? Avanti, venga avanti, chiuda in fretta, sente che freddo. Buongiorno. Cosa vende? Niente, sono il signor Ragona. E io sono Passalacqua, le dice niente? No, sono il nuovo fattorino. Aspetti lì e cerchi di non sporcare. Qui? No, lì. Pronto? È arrivato il nuovo fattorino. Subito. Quarta porta a destra. Avanti. Buongiorno, sono il signor Ragona. Piacere, Neroni. Sono il capo del personale. Lei è stato assunto come fattorino in forza di una raccomandazione. Beh, in realtà noi qui di fattorini non ne abbiamo bisogno. Quindi lei dovrà dedicarsi soprattutto alle pulizie. Faccio il suo dovere e tutto va bene. Adesso vado. Senta, io volevo dire... Ho già detto tutto. Senta, io... Quella porta là, quello è il suo ufficio. Buongiorno, questo è il mio ufficio. Sì, lo so. No, qui, qui. Qui. A proposito, me l'ha lavata la macchina? No. E cosa aspetta? Dopo. Prima il dovere e poi il piacere. Ragona. Sì? Fallo bene quel lavoro lì, eh? Ieri il cesso era sporco. È colpa mia se la gente non ammira. Avanti. I vetri. Ce ne sono tanti. Mi scusi.
Signor Ragona? Sì? Mi raccoglie per favore il timbro? Mi è cascato. La Madonna! Cosa fa lei stasera? Niente. Proprio niente? Proprio niente. Questi li ho costruiti nel 75-76. Bel lavoro. Buonasera, sono un nuovo inquilino. Sono un impiegato della Sofra. Il suo nome? Eugenio Aragona. Buonasera. 18° piano, interno 6B. Grazie, buonasera. Guardi che l'ascensore l'è rotto. Buon viaggio, sure. Grazie. Buonasera. Sono stato io, ho fatto per aprire la porta, è venuta giù la casa. Ma le assicuro che ho appena fatto così. Non è colpa sua. Sono fatte così queste case. Fabbricate da quei porci che speculano sulla pelle della povera gente. Eh beh. Si è fatto male? No, credo di no. Cercava qualcuno? Cercavo di aprire la porta. Ah, sono il nuovo inquilino. Piacere, Eugenio Aragona. Marta D'Annunzi. Abito lì. Siamo vicini? Sì, se ti occorre qualcosa non fare complimenti. Anche lei. Ciao. Buonasera. Ostia, che inquilini. Silvio Pellico. Funziona. La prego, mi liberi. Sono rimasto imprigionato. Un giorno o l'altro mi deciderò ad andare a trovare il signor Ronconi, che ha costruito questa meraviglia, e gli strapperò le palle. Ti sei fatto male? Ma forse un po' alla mano. Vieni, andiamo da me. Forse ho io qualcosa per medicarti. Ma questo non è una casa, è un trabocchetto. Entra, accomodati. Fai pure come se fossi a casa tua. Ti fa ancora male la mano? No, grazie, è passato tutto. È carino qui, eh? Io ci sto bene, pago 80.000 lire al mese. E tu? Non lo so. Come non lo sai? L'alloggio me l'ha assegnato la ditta per la quale lavoro e la pigione me la trattengono direttamente dallo stipendio, capisci? Che lavoro fai? Cioè, fino a ieri faccio il fattorino. Lo vuoi l'aperitivo? Sì, grazie, però poi mi verrà appetito. Due uova strapazzate te le posso anche offrire, se ti va.
Io ho comprato del prosciutto e del patè. Che lusso, ti tratti bene. Oggi casa nuova, lavoro nuovo. Per me è come se fosse il Capodanno. Ho speso quasi tutto quello che avevo. Sei come me. Anch'io, quando ho 2 lire non resisto, le spendo subito. Sono una cicala. Cin cin. Cin cin. Sei una cicala molto carina. Grazie. Ma come mai queste fotografie che... Ma sei sempre tu? Una volta lavoravo nella pubblicità. Guadagnavo anche abbastanza bene. Pazienza. Perché hai smesso? Ho litigato con il mio agente. Ma che fai, non ti togli il cappotto? Ah, sì. Ma come sei vestito? Te l'ho detto, faccio il fattorino. Meno male che non fai il palombaro. Si vede molto? Solamente quando ti togli il cappotto. Adesso come fai per... Mi arrangio, quel che capita, babysitter. Faccio vedere il sedere tra una ripresa e un'altra. Negli incontri di pugilato. Lì sei molto carina però. Ho un amico che ha una copisteria. Quando ha del lavoro in più me lo passa. Batto a macchina. Sai cosa avevo capito? Batto in macchina. Capisci? Batto in macchina. Quello è un lavoro che non fa ridere. Comunque non sono molto veloce. Ogni tanto vendo anche a domicilio. Detersivi, cosmetici, enciclopedie. Ti interessa la Britannica? Beh, momentaneamente... Poi devo rimettere sulla porta, sospese. Rispondono più o meno tutti così. Ma come? Tutti buttano giù le porte? No, ho provato anche a fare del cinema. Ma mi offrivano delle parti, sai, con quelle scene che... Che? Che se non stai attenta rimani incinta. È un lavoro pericoloso. È un brutto periodo, ma passerà. Mi aiuti a sparecchiare? Beh, ti ringrazio, sei stata molto gentile. Tu avresti fatto lo stesso, no? Sì, con te sì. Beh, buonanotte. Non avrai freddo senza porte né finestra? No, spero di no. Ciao. Ciao. Caldino. Che afa. Sta lì, Avanti! Buonanotte. Oh, grazie. Buonanotte.
Ma cosa sta facendo? Non sarà mica la prima volta, no? E invece è proprio la prima volta. Lo dicevo per me. E allora tocchi il suo di sedere. E va bene. Buongiorno, mi scusi, è molto che aspetta. Purtroppo non mi avevano avvisato, me l'hanno solo detto poco fa. Mi dispiace. Tu dai qua, no? Tu sei capo, un tu da felice. Questo qui parla giapponese e chi lo capisce? Dice che deve parlare con il direttore, che ha premura perché deve partire oggi pomeriggio. Dottor Nanni? Nanni. Sei comodo. Grazie. Tokundi, tokundi. Vada dal dottor Nanni, ha bisogno di lei. No, lì! Lì! Qui? Sì! Allora qui. Permesso? Venga, venga, si accomodi. Buongiorno, direttore. Lei conosce il giapponese, vero? Beh, sì, un po'. Noi non riusciamo a capirci. Non so, Tobiai? Tôi là đại lý một hãng rất lớn. Và tôi mong sẽ có sự trao đổi thương mại có lợi cho đôi bên. Dice che la sua ditta, la Cacci, è in grado di consegnare il materiale da voi richiesto entro 30 giorni. Però dovete pagare subito la metà dell'importo. Dica che va bene. Scusi, direttore, se mi permetto, ma la Cacci è una consociata della CBI, una ditta americana, le azioni della quale sono molto in ribasso. L'azienda è al collasso e rischia di trascinare nel gorgo le proprie consociate. Io, per me, se fossi in voi... Ma credo che lavorare con la Cacci oggi sia un'operazione sbagliata, ecco. Lei tutte queste cose come le sa? Eh beh, come ho fatto, me l'ha detto, mia mamma. Se avessi avuto un po' più di soldi ti avrei lasciato uno spezzatino. Comunque saltare qualche passo non ti farà male. Ciao, Marta. Ma porca miseria, ci ho messo un'ora a farlo addormentare. Che vuoi? Io non, scusa, ma non sapevo che tu avessi... Volevo ringraziarti, sei stata così carina. Dai, vieni dentro. Chiudi la porta che fa corrente e si raffredda. Ma non potevi ringraziarmi domani? Vabbè, scusa. È tuo? Ma no, è dell'interno 47. Ogni tanto capita che la madre e il padre hanno il turno di notte contemporaneamente. E allora glielo tengo io. Ma tu sei così gentile con tutti. Ma che gentile, mi danno 5.000 lire l'ora. Ah. Ecco. Ma è un maschietto? E da cosa l'hai riconosciuto? Dalla voce. Tieni, dai. Ma che schifo, che cos'è? Pipì, cosa vuoi che fosse? È pipì. Tieni, mi sei bagnato il pigiamino, non ho il ricambio. Lo asciugo col phon. Dai, su, lo fare così, fai il bravo, smettila di piangere, su. Dai, ragioniamo, miseria, che caratteraccio. Ragioniamo da uomo a uomo, Allora, cosa vuoi? Senti un po', guarda che io non sono il fattorino che vedi davanti a te. Io sono uno che c'ha due palle così. C'ho un sacco di soldi, posso regalarti un mare di giocattoli. Anzi, ti metto su una fabbrica di giocattoli. Vuoi la pappa? Che buona la pappa, allora una a me... è buona davvero, una a me, un'altra a me, un'altra ancora a me, buona. Vuoi giocare? Vuoi fare l'aereo? Ciao, avanti.
Facciamo l'aereo, avanti, su. Oh, l'aereo che vola. Oh, che bello l'aereo, come vola. Oh, vola e spara. Oh, cosa fai? Spari davvero? Oh, un momento. Oh, ma cosa hai fatto? Hai sparato e mi hai colpito. Ah, allora sei un terrorista. Va bene, adesso ti faccio vedere. Oh. Ah. Questo. Quando ero piccolino ero tremendo come te. Allora mio padre mi addormentava così, col gas. Oh, ecco, respira. Ancora un po'. Oh. Ecco. Sì, nanna. Che cosa è stato? Incidente sul campo di battaglia. Il frugoletto ha fatto la popò? Non esattamente. Il figlio di Mignotta mi ha cagato addosso. Ma cosa vuoi che sia? Cioccolata non è. Dammi, faccio io. Il bambino non piange più? Dorme. Speriamo che non si svegli. Eh no, speriamo che si svegli. Ecco, adesso lo puoi rimettere. Asciugherà subito. Oh, scusa. Sto stronzo. Ma come hai fatto a farlo addormentare prima? Beh, non si può esagerare. Posso provare con l'armonica. Bravo, l'hai fatto addormentare. Adesso puoi andare. Ma fai adagio. Senti, volevo... Volevo dirti che... Me lo dirai un'altra volta. Ciao. Ciao. Beh, non ha detto sì, ma nemmeno no. Non è che abbia detto molto, Praticamente non ha detto niente. Però sorrideva. Sorridi, che poi rido io. Eugenio, suona! Suona ancora, che si è svegliato! E così ho pensato di procurarle un appuntamento con il vicepresidente, l'avvocato Marini. È curioso di conoscere l'impiegato che ci ha fatto risparmiare alcuni miliardi. Ma sa che le sue previsioni a proposito della CAGI erano esatte?
Vedrà che Marini le farà una proposta interessante. Non è escluso che presto possa incontrarsi con il presidente in persona, l'ingegner Ronconi. Non è contento, Ragone? Sì, sono contento. Solo che quando sono contento mi scappa la pipì. Mi scappa la pipì. Ma cosa fa? Sto pisciando, no? Ma lo sa che lei è... licenziato. Pronto? Sì, ciao Romina, sono io. Sì, sono a Parigi. Il tempo? E beh, prima era coperto, adesso si è aperto tutto. Guarda che starò via molto, per più di un mese. Mi raccomando, non farti mancare niente. Qualsiasi cosa tu abbia bisogno, rivolgiti all'avvocato Marini, mettiti nelle sue mani. Ciao, mi raccomando, mi farò vivo io. Sì, amore, ciao, ciao, ciao. Starà via dalle scatole per un bel po'. Ah, bene, bene. Mi ha detto di mettermi nelle tue mani. Beh, se lo dice lui. Senta, potrei pagare i fiori con dei gettoni del telefono? E che mi ha pigliato per la SIP? Eh dai, sia gentile, un mazzetto piccolino. Egregio signor Ragona, a seguito del suo licenziamento le viene proibito l'ulteriore uso dell'appartamento. Distinti saluti, Paolo Melloni. Distinti saluti. Ma porca miseria, non si apre più. Si è sempre aperto. Eugenio, è inutile che insisti. Il portiere ha cambiato la serratura. E la mia roba, la mia valigia? Ce l'ho io. Cos'è successo? Me ne vado, lascio l'appartamento. Mi hanno licenziato. Ma dai, così di colpo dopo una settimana? Ma sai, la crisi, la riduzione del personale... Ma non dire stupidaggini, qualcosa avrai combinato. Mica ti manderanno via così senza motivo. Non ci crederai, ma è proprio così. Non ci credi? No. Dai, vieni dentro. Dai, accomodati. Vuoi che ti faccio un caffè? No, no, grazie. Cosa hai mangiato? Uova strapazzate. Ah, mi piacciono moltissimo. Non ne ho più. Senti, non avresti un po' di pane perché siccome... Non so se ne è rimasto. È poco, è tutto quello che ho. Buonissimo. Attento a non mangiarti anche i fiori. Ah, scusa, ero per te, siccome sei stata così carina. Allora, siccome devo partire... Me lo hai già detto. Cosa mangiano i canarini? Uova strapazzate. Sai, forse ho trovato un lavoro vicino a... A? A Parma. Sei molto fortunato. Sono posti bellissimi. E poi si guadagna molto bene. Ti danno anche tutto gratis, vitto, alloggio, uova strapazzate, tutto. Quando parti? Beh, stasera, più tardi. Ho un treno più tardi. Mi scusi un attimo. Mi suoneresti quella canzone che fa... La 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 la. No, dai, suona. Ti prego, suona.
volevo dirti... Dopo. Pronto? Ah, sì. Mi scusi, sono momenti un po' difficili. Comunque vedrò domani di... No, vengo io in ufficio. E allora dove? D'accordo. Porta Venezia alle 10, davanti al metrò. Vuoi che suoni ancora? No. È meglio di no. Che cosa è successo? Il solito. Soldi. Maledetti soldi. Beh, se vuoi io posso... Ho detto soldi, non musica. Adesso è meglio che te ne vai. Ma come? Così? Sì, dai, fila. Ho altro a cui pensare adesso. Permesso. Dica, signore. Vorrei una singola col bagno. Ne abbiamo una molto grande. Va bene. Anche il bagno è molto grande. Va bene. Ma non è qui. E dov'è? Lei va dalla stazione centrale, lì c'è la camera. Al mattino prende il treno per Genova, lì c'è il mare e può fare tutto il bagno che vuole. Devo ridere subito o posso aspettare domani mattina? Qui è tutto esaurito, doveva prenotare prima. Tenga. E dove li metto? Proprio lì. Senta, per cortesia mi farebbe una foto ricordo davanti alla stazione di Milano? Andiamo. Grazie, eh. Ecco. Sorridi. Un'altra. Uno più basso. Ecco. Posso farne una anche a lei per ricordo? Cosa c'entra? È così simpatico. Va bene, grazie. Posi la valigia. Sorrida. Ecco, così. È contento? Molto. Oi, senti, mandamele. La valigia. La camera è grande, non c'è che dire. Domani mattina alle 10 a Porta Venezia. Buonanotte, ingegnere. Sono sue queste 100.000 lire? Dorme. Thank you.
lasciami stare. Porca miseria, mi ha rubato le scarpe! Mi ha rubato anche il cappotto! Ehi, mi ha rubato le scarpe e il cappotto! Beh, cosa c'è da ridere? Non se la prenda, ragazzo mio, a tutto c'è rimedio! Fuorché alla morte, no? Senta, mi è venuta un'idea. Anche a me. Allora, io abito qua vicino, sapesse quante scarpe ho? Una montagna! E a un bel giovane come lei? Un bel paio di scarpe gliele regalerei. Si fa un saltino? Andiamo? C'ho tante altre cose da darle. E se non mi vanno bene? Io prima misuro le scarpe, poi semmai vengo a casa sua. Amore mio, quello che vuoi, abbiamo la stessa statura, vuoi? Sì, sì. Vedi che belle che sono, ti piacciono? Sì, molto. Belle, eh? Va bene, fammi provare anche l'altra, ho il piede più gonfio. Sì, d'accordo, ma fai in fretta, sì. La proverai meglio a casa. Sì, provare. Ma le provi a casa. Provare. Aspetta, ma se le provi a casa, ma dove vai? Va bene, guarda, vedi? Va bene. Vedi, vanno. Bene, eh? Bene, vedi. Vedi, vanno. Vedi? Vedi come vanno? Dove vedi, vai? Se ne vanno, dove se ne vanno, 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 vanno. Stanza 66. Grazie. Vieni, cara. È libera la 68? Vediamo un po', eh? Sì. Mi dia un documento. E l'ho lasciato nella valigia. E dov'è la valigia? È sul mio cugino, siccome ha il mal di gola. Quanti ne abbiamo oggi? 24. Fra 5 minuti è qui. Sai che desideravo far l'amore con te. Vedrai che ti piacerà.
Così, oltre a non pagare l'affitto, ti divertirai pure. I soldi alla Sofram glieli darò io. E a quella bisogna proprio che glieli dia, eh. Non potrò mica andare a letto con lei. Ma che sei, ancora vestita? Io ci avrei ripensato. Porca miseria, qui bisogna far qualcosa. Aiuto, aiuto, voglio morire, voglio buttarmi dalla finestra, via di sotto, mi butto, voglio farla finita con la vita, mi butto! Via di sotto, voglio suicidarmi, attenzione, attenzione sotto, mi spappolo sul marciapiede, è pericoloso, basta con la vita, voglio farla finita, aiuto, attenzione che mi butto, eh! Correte, correte, fate presto! All'albergo Fenice c'è un signore che si vuole suicidare! Al numero 67 c'è un pazzo che si vuole buttare dalla finestra! Sì, lo so, sono già andati a prenderlo! Lasciatemi! Ma io non ho nessuna intenzione di suicidarmi! Mi sbagliate! Non sono io, non sono io, ma sicuro! Cosa vuoi? Niente, guardavo. Perché? Non hai mai visto un muratore? No, guardavo la pasta. Uè, guardava la pasta! Hai fame? Sì. Vuoi una forchettata? Sì, grazie. Aia! Io, ingegnere Eugenio Ronconi, ricco da far schifo, sto chiedendo la carità. Carità, carità. Ah! Ma che cosa fai, è matto? Io no, ma te sì. Ce l'hai il permesso per l'elemosina? Ma come, per chiedere la carità ci vuole il permesso? Sì, signore. E a chi devo chiederlo, al sindaco? A me no, al sindaco. Questa zona è mia. Sempione, Monte Rosa, Piazza Castello è tutta roba mia, non sapevi o no? La batte da solo o l'accompagna la mamma? O hai pirlotto? Ma tu sei nato stronzo o lo fai? Un momento. Un momento che cosa? Vabbè, allora un povero diavolo che muore di fame cosa deve fare? Secondo me la prima cosa sarebbe quella di mangiare. Bravo, fa anche lo spiritoso. Sì, anche i giorni dispari, perché? Comunque, non farti più vedere in questa zona, pirlotto, se no sono dolori, eh? Senti un po', come mai ha quelle scarpe lì? Chi gliela date? Quella lì come mai ce l'hai te? Me l'ha dato un mio amico. Me l'ha dato un mio amico Frocio. Così siamo pari, chiaro? E il mio cappotto? È ricucitura. Sta venendo bene, sciancrato. Così mi fa il piede piccolo. Ciao, Pirlotto. Thank you.
Buongiorno. Buongiorno. Che cosa è successo? Si è fermata la scala? Io ho fermato la scala. Vabbè, ma io devo uscire. Lei non deve uscire. Che cos'ha lì davanti? Eh? Sono eccitato. Su, venga con me. Perché ha rubato questa roba? Senta, direttore, non chiami la polizia. È stato un attimo di debolezza. Io, è la prima volta che rubo. Appunto, la seconda sarà più attento, vero? Non vorrà mica mandare in galera un povero uomo che muore di fame. Le giuro che non lo farò più. Infatti, io glielo impedirò. Se mi lascia fare una telefonata le dimostrerò che è vero. Non se ne pentirà, vedrà. Le ripeto che l'ingegnere è all'estero, quindi è ora di finirla con questo scherzo idiota. Idiota sei tu, ti dico che sono nei guai, cretino, devi venire qua subito. Spiacente, è una questione di ritmo. Io eseguo gli ordini dell'ingegnere, non vorrei... Ma gli ordini sono cambiati, idiota, vieni qua subito, altrimenti ti rovino, ti licenzio, ti spacco la faccia. Mi dispiace, è una questione di ritmo. Pronto? Pronto? Chi era Arturo? Niente, signora, un idiota in vena di scherzi. Va bene, io torno a letto, bene. Non ci sono per nessuno. Se dovesse telefonare l'ingegnere, fatti dire. Certo, signora. Attenda qui, lei. Apri, sono Stanislao. Cosa vuoi? Passami il sacchetto della refurtiva. Cosa vuoi farne? Far domande, pirla, passamelo. Fa anche le domande adesso, pensa. Prendi, sostituiscilo con questo qui, dai. Cosa c'è dentro? Questo è il ladro. E questa è la rifurtiva. Vada, vada. Portalo alla buon costume. Quando esco di qua, tutti devono sapere quello che è successo, eh? Tutti devono piangere. Tutta Palermo deve piangere. Tutta Palermo e provincia e tutta la Sicilia. Tutta la Sicilia e provincia. E qualcuno piangerà anche a Torino. Torino e provincia. E anche in America. In America e provincia. Tutti devono sapere quello che è successo. Tutti quanti devono piangere, il mondo intero. E tutto il mondo in provincia. Veniva così sorpreso con della refurtiva consistente in due punti. Un mattone. Ma come un mattone al supermercato? Appunto, non so io. Mi avranno imbrogliato. Vada, vada, se ne vada. Hai visto? Che testa, che cervello, che tempismo che ho avuto io, eh? Sei stato molto bravo, grazie. No, grazie una madonna. Adesso ti devi presentare coi soldi in bocca, te. Ma tu lo sai come sarebbe finita questa faccenda senza di me. Un avvocato ti avrebbe mangiato, dico, poco mezzo milione. Io ti costo 100.000 lire, IVA inclusa, che poi ci penso io a scaricare. Vabbè, ma dove li vado a prendere i soldi? Non ti devi preoccupare. Da questo momento tu sei alla mia dipendenza, fino a debito scontato, chiaro? E la roba del supermercato? L'ho mangiata io. Non hai perso niente, guarda, non era sto granché. Poi è meglio che tu stai leggero perché devi lavorare, sai. E stanotte dove vado a dormire? Ci penso io. Aggiungiamo qualche lira ai 100.000 che già mi devi, ti mando in un posticino modesto ma tranquillo. Ti sembra essere a casa tua. Questo albergo era di Stanislao, vede, c'è anche riscaldamento. Lo gestiva lui, io ero la sua fidanzata.
Poi nel 68, quando c'è stata la rivoluzione culturale, lui se n'è andato a fare il figlio dei fiori e ha lasciato tutto a me. Ma che albergo è? Non c'è neanche una finestra. Ma qui si viene a dormire, non si viene a guardare fuori dalla finestra. E io dove dormo? Adesso ti faccio vedere. Ti do la camera più bella, la numero 9. Guarda, c'è anche l'abat-jour. Eccolo, ecco qua, tieni. Me lo metto? Sì, e domani mattina mi raccomando, alle 7 sveglia, eh? Va bene. Chiuditi dentro, non si sa mai, con la gente che c'è in giro. Non è che l'abbia pagata molto. Eugenio! Cosa c'è, Rosy? Ma aspetta, guarda quello lì. Chi? Ma quel povero, non vedi? Non trovi anche tu che gli rassomigli? Ma rassomiglia a chi? Ma Eugenio Ronconi, no? Ma non dire assurdità, Rosy. Dai, andiamo. Vabbè, guarda. Mi sembra di aver fatto l'elemosina a Ronconi. Che divertente. Non c'è niente da dire, sei un duro. Ti avevo sottovalutato. Hai un po' la faccia da pirla, ma sei un duro. Mica facile, sai. Per questo mestiere bisogna essere predisposti. Tu sei uno che fa la strada, tu dici uno che si intende, bravo. Oggi abbiamo guadagnato abbastanza e andiamo a mangiare. Sei contento, Pirlotto? Sì, sì. Vedi, testina di siluro, te avresti bisogno di un bravo amministratore che ti guidi. Dove andiamo a mangiare? Non dire stronzate, Rommel, che mangiare? Tu non mangi finché non mi hai restituito i soldi che mi devi. Oggi mangio io. E così mi hanno licenziato. Poi mi hanno portato via la casa ed eccomi qui, in mezzo a una strada. E certo, una storia triste la tua. A me mi viene da piangere a sentire queste cose. Però se credi di aver fatto un affare ti sbagli, eh? La vita da strada è mica facile, anche se offre delle possibilità. Ci vuole una certa filosofia, una certa predisposizione per la libertà. Insomma, è una vita che è fatta di piccole cose. Non ho capito l'ultima parola. Spiritoso sei. Un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso. Ma che lavoro facevi te prima che ti mandavano via di lì? E facevo import e sport. Ah, roba politica. Questa secondo te che cos'è? È una trattoria. E vicino alla trattoria cosa c'è? Non so. La cucina della trattoria. Vieni, vieni, Ravanello, che ti faccio vedere io. Non le puoi sapere ste cose, ci vogliono anni di marciapiede. Una spaghetti al 4. Ciao, Carnacina! Oi, ciao, Fosforo! Ti ho preparato le salsicce. Bene, bene. Del prosciutto. E delle uova. Mille bastano, eh? Sì, sì, va bene, grazie. Grazie, caro. Sì. Solo 1.000 lire per tutta sta roba. Sì, perché il cuoco frega il suo padrone e io frego il cuoco. Mica per niente mi chiamo Fosforo. Sì. Sono intelligente. O no? E perché i milanesi hanno costruito il Duomo? Perché sapevano che un giorno ti sarei venuto a mangiare io. Comunque ti piace questo ristorante? Eh beh, c'è una vista meravigliosa. E la cucina, casalinga? Ma certo, più che casalinga è privata. Ma proprio privata del tutto, perché ho deciso che mangio solo io, quindi... Guarda che ho fame anch'io. Eh beh, gli stronzi non mangiano. Gli stronzi sono la conseguenza del cibo, ma non mangiano. Poi calma adesso con le offese, hai capito? Ma vai a fare un giro, se vuoi andare via anche subito per quello che me ne frega a me. Pensa a te. Comunque... mi devi 1.500 lire per la visita al Duomo, 500 perché ti ho fatto da cicerone, 250 per l'uovo, perché viene dall'Albania e roba estera, totale 2.250 lire, capito? Poi hai capito o no? Sì, ho capito. Era fresco almeno. Non so, l'ho mandato giù intero.
Qui siamo ai massimi livelli. Mettitelo bene nella tua zucca velenosa. Quello lì è un Giovanni Bellini, predica in Piazza San Marco. Ma ti rendi conto almeno che io sono l'uomo più ricco del mondo? Mangio sul tetto del Duomo e vengo a digerire qui in mezzo a queste meraviglie. Sono bellissimi. Ti piacciono? Chissà cosa costano. Ma niente costano, cosa vuoi che costino? Qui non si vendono i quadri, né si comprano. L'arte non si vende e non si compra. L'arte appartiene a tutti, appartiene al mondo, sai. Tutti hanno il diritto di gustarsela, vengono qui e se la godono. Questo è il cortile della Pinacoteca. Statua di Napoleone, del Canova. Sì, va bene, tutto bello, molto bello, ma io adesso ho fame, devo mangiare. Come sei monotono con questa fame? Tu, uomo, non vivi di solo pane, ma allora io ti porto in giro per niente. Guarda che sono due giorni che non mangio, eh. Ma devi vincere i tuoi istinti. L'uomo deve essere padrone del suo corpo, del suo cervello. Sì, ma il corpo e il cervello sono straziati dalla fame, io non capisco più niente. Infatti stai dicendo delle grandi cazzate. Mi sono offeso, me ne vado perché mi hai rotto le balle. No, aspetta, scusami, perdonami. Non lo faccio più. Dignità, eh? Dignità ci vuole. Soprattutto dignità. Buongiorno. Buongiorno. Potrei avere un bicchiere d'acqua, per cortesia? Minerale? No, grazie. Normale, dal rubinetto. Ecco, grazie. Basta così, grazie. Me la macchia, per cortesia. Anzi, faccio io. Metto un po' di latte per mandar via quel saporaccio di cloro, capisce? Cloro? Ecco, vedi, adesso non sa più di cloro. Adesso sa di latte, però il latte senza zucchero non è buono. Allora metto un po' di zucchero, eh? Adesso sarà molto meglio sicuramente. Non mi piace il latte senza zucchero. Adesso è perfetto, buonissimo. Amico, bevi ed esci. E quando ripassi da queste parti, è meglio che passi sull'altro marciapiede. Chiaro? Chiarissimo, senz'altro. C'è un bar anche di là? Grazie, arrivederci. Grazie. Ciao, cosa fai? Mangi il formaggio? Vuoi un po' di mela? Io a casa c'ho un osso lungo così. È mio padre fa il macellaio, buttiamo via tanto di quella roba. Cos'è, formaggio? Ciao, fai assaggiare, dai, dammelo un po'. Ciao, dai, fai cretino, eh. Cosa fai? Dammi il formaggio, dai, fai assaggiare, fermo lì! Sta fermo! Dammelo qua, hai la mano! Il dito, guarda qui! Ma che morto anch'io, eh! Dai, dammi sto formaggio! Ti metto le mani addosso e ti faccio male. Guarda che se ti mordo sono cazzi, eh! Dammela! Un po'. Guarda che c'ho la vascella retrattile, sono velenoso! Fermo! Dammelo, dammi il formaggio! Dammi il formaggio, cretino! Dai, molla sto formaggio! Egoista, morto! Pulsa via, brutte bestiacce! Oi! Ma vai al diavolo! Andate a lavorare, morti di fame, Lazzaroni! No, no, basta, basta, non ce la faccio più. Oh, finalmente, ecco la mia casa. È inutile. Io il povero non lo so fare. Non ce la faccio. Io sto bene qui, tra le mie cose, tra la mia gente che mi vuol bene, che mi stima. Io sto bene qui. Grazie ancora per l'ottima cena. È mio marito che devi ringraziare, i soldi sono suoi. Vuol dire che mi sdebiterò sotto le coperte. Sotto le coperte però, non qui. Amore dolce. Arturo, notizie di Marco Polo? Ancora nessuna, signora. Allora il pistola è sempre in viaggio. Avvocato. Marta, sono io, Eugenio. Scusa allora, eh. Posso salire? Va bene, sai. Grazie. Ciao. Sono venuto perché... sei sola? Ma come sei conciato?
Hai dormito per strada? No, no. In treno. Alla stazione? No, no, in viaggio. Sono andato a Modena perché c'era la possibilità di un posto, allora sono andato a vedere... E cosa hai visto? Ho visto che il posto non c'era. Dai, vieni dentro. Posso togliermi l'impermeabile? Ma certo. Senti, non avresti anche necessario perché io possa farmi una barba? E visto che ci sei, fatti anche una doccia. Mi sembra che tu ne abbia bisogno. Eh? E dammi il vestito, se così si può chiamare. Gli do una smacchiatina e una botta di ferro. Sei proprio una brava ragazza. Sono una scema. Gli uccellini non li mangiano più i biscotti. Ma tu hai mangiato qualcosa? Beh, sì, quasi. Stavo per... Poi è arrivato uno e ho dovuto... Ma che scarpe porti? Dove le hai prese? Le altre sono a riparare. Non è che le hai rubate, no? Ma scherzi? Ma come puoi pensare che io possa... Eugenio, fammi un favore, non rubare. Tu sei il tipo che se anche rubi un fiammifero ti beccano subito. Eh? Di là c'è il mio accappatoio. Ce l'hai lo shampoo? Sì. C'ho anche i bigodini e lo smalto per le unghie. Ti piace questa musica? Ti ricordi dove eravamo rimasti l'altra volta? Sì. Che stavo suonando, poi tu mi hai accarezzato e allora ho smesso. Ho cercato di dirti qualcosa e tu mi hai detto dopo. Poi stavamo quasi per... Invece ho suonato il telefono, tu hai parlato e mi hai cacciato via. Ti andrebbe di suonarmela ancora? Qui? Sì, qui, vicino a me. Oh, porca miseria, ma non sai cos'è successo? Non c'è più l'armonica, ho perso l'armonica. Eccola. Pensavo di averla persa. Sai, Eugenio, c'è una novità. Cioè? Credo di essermi innamorata. Di chi? Di un buon a nulla, un poveretto, che l'altro giorno ha cercato di suicidarsi buttandosi dalla finestra di un albergo del centro. Sì, però poi il poveretto ha cambiato idea. E io sono molto contenta per lui. E anche per te. Che non devi più pagare l'affitto di casa. Ma io lo voglio pagare l'affitto. Voglio lavorare, vivere una vita tranquilla. Conoscere gente per bene che si guadagna da vivere. Beh, ma io potrei... Ma cosa puoi tu? Tu sei così. Un miserabile, un parassita. Un ladro di uova strapazzate e dei biscotti di uccellini. Io quelli come te. Ma questa è la sera giusta. Speriamo che nessuno si voglia buttare dalla finestra. Speriamo anche che nessuno telefoni, altrimenti mi butto davvero dalla finestra. Arturo? Arturo, prepara il bagno, caffè e i giornali. Marta? Marta? Caro Eugenio, sono dovuto uscire presto perché da questa mattina inizio un nuovo lavoro. Spero che sia la volta buona. Questa notte è stato bello, ma come vedi sono piena di cambiali, di bollette da pagare e di casini.
e non posso permettermi il lusso di pensare ad altro. Ti prego, non venire più. Addio. Sessantamila, questa è già scaduta. 35, telefono 80.000, luce 75, 75, 80, 60, 250.000 lire. E io dove vado a prendere 250.000 lire? Ah, oh, pasticcio. Basterebbe andare a caso in ufficio, di soldi ne troverei una montagna. Ma io non voglio più tornare in quel mondo di merda, perlomeno non è ancora il momento. Marta si è alzata presto, poverina, per andarsi a cercare un lavoro. E io devo farcela da solo, tirar fuori le palle se ce l'ho ancora. Del resto, se fossi veramente povero, come farei? Ciao, Fosforo! Oi, chi hai da invitato a casa mia? Poi arrivi così senza telefonare? Vabbè, scusa, non sapevo che tu avessi il telefono. E infatti non ce l'ho il telefono. Ma tu non avresti telefonato lo stesso perché sei un maleducato, sei. Mi spiace, scusami. Poi quello lì è il mio cappotto. Sì, mica tutto male. Casca bene. Me lo daresti un bicchiere d'acqua? Poi Pirillo, ma sei venuto fino qui per bere un bicchiere d'acqua? Dai, dai, sali. Sali, faccia. Che bel posto. Che bella barca, che cos'è? Un baglietto. Dai, dai, vieni. Fermati lì che hai i piedi sporchi te, È una casa veramente bella. Sei venuto a prendere per il culo, te la birra. Grazie. Dai, avanti, sputa. Cos'è che fai, testa di condominio? L'hai detto te, sputa. Ma sputa non per sputare la birra, sputa per dire parla, cosa vuoi, cosa sei venuto a fare qua? Ho bisogno di soldi, tanti purtroppo, 250.000 lire. Ti è andata male? Se arrivavi ieri, ne avevo un sacco alto così, non sapevo cosa farne e l'ho buttato via. Dai, non scherzare, dammi una mano, fammi lavorare con te. Sì, lavorare? È da quando sono nato che non lavoro? Comunque adesso sono in casa integrazione. Poi non mi va neanche di lavorare perché posso affittare la villa. Vieni, vieni, la faccio vedere. L'ho finita proprio adesso. Vieni, vieni, entra pure. Ho fatto un'inserzione sul giornale. Ti piace? Eh sì, è bello. L'ho arredata così perché va di moda il Made in Italy. Così con i soldi che beccherò dall'affitto lo faccio signore. E io? Io te una sistemazione ce l'avrei. Eh? Potresti andare a prenderlo in culo. Mi hai fatto venire un'idea. Ti faccio sapere. L'idea c'è. Questo qui o è matto o lo fa. Mi raccomando, non essere violento la prima volta. Non temere, caro. Se tu sapessi quanto mi hai fatto soffrire quando mi hai rubato le scarpe. Spiace. E se tu stai con me, un mare di scarpe ti regalo. C'hai anche le pinne? Certo, mio caro. C'ho anche le pinne, tutte per te. Scusa, scusa un momento. Ma dove vai? Vado a chiedere a mia mamma il permesso di venire a vivere con te. Ma dove attendimi, vai? Torno presto. Ma non sei andata al lavoro? Non ti hanno assunto? Come sei carina. Ti avevo detto di non venire più. Sì, lo so, ma ti ho portato i soldi. 270.000 lire. Poi troverò un lavoro importante e saremo felici, vedrai. Guarda, 270. Sono forte o no? Sono forte, è 270, guarda. Ma cos'hai, bevuto? Sì, una birra. Sei matto? Sì, sono matto. Sei tu che mi hai fatto diventare matto. Cosa ci fai qui? Se non se ne va immediatamente le sparo un calcio nel sedere che le mando le chiappe in gola. Via di qui, vengo lì, vo che vengo lì, via di qui, via! Ah, io sono il matto. E siccome io sono matto, tu vai in giro a fare marchette? Adesso ti faccio vedere io il matto cosa fa, vieni! Ti faccio vedere il matto cosa fa, avanti!
Vedrai che sorpresa. Amore, ti prego, aspettami e non andar via. Guarda che questo è il giorno più bello della nostra vita. Mi raccomando di aspettare. Ma Eugenio, dove stai andando? Vado a mettere a posto un paio di cose e poi torno. Ti faccio vedere io il matto cosa fa. Altro che armonica a bocca, sentirai che musica! Certo che sono sicuro, i notai sono qui con me. Sì, arrivederci. Ma che succede? Cosa succede? Succede. Vedrai che qualcosa succede. Amore, hai delle tette bellissime. Sì, dimmelo ancora, amore mio, dimmelo sempre. Belle, bellissime. Scusa un attimo. Anche qui un paio di pratiche da sbrigare. Aspetta, eh. Aspetta. Ah, ingegnere, lei? Eh sì. Come mai così, senza avvisare? Prego, si accomoda. Questo è per la Rin. Questo è per il cabriolet. Questo è per l'interno in pelle. E per le ruote in lega? E questo è per le ruote in lega. Andiamo via da chi? No, aspettiamo. Marco Polo è tornato. Il pistolo ha finito il viaggio. Ti faccio vedere io il matto cosa fa. Stai a vedere, eh? Ma che succede? Succede. Lei vada sul naviglio grande. Fosforo! Oh, quella guarda chi c'è! Ciao! Gli rompi balle! Cosa hai fatto? Hai messo su famiglia? Eh sì, eh! Abbiamo letto sul giornale che qui c'è una villa in affitto. No, non mi dispiace, ma... Non dico mi dispiace che troverai tutto in disordine. Comunque accomodatevi, prego. Ma dove mi porti? Tu non ti devi preoccupare. Andiamo a casa nostra. Questa è semovibile, poi ne avremo un'altra stabile. Poi tutte quelle che vuoi. Ehi, va bene Monte Carlo? Ti va bene Monte Carlo? Sì. Va bene Monte Carlo! Non cambiate idea, se no mi girano, eh! Sei felice? Sì. Ma noi non possiamo vivere così. Siamo troppo poveri. Poveri sì, ma ricchi. E i soldi? E i soldi arrivano. Ma dai, Eugenio. Arrivano. Senti? Certo, si può essere felici anche da poveri, basta avere tanti soldi.